Siamo riusciti ad arrivare alla persona che appunto attendeva fuori con testimonianze, riconoscimenti e legami di un certo tipo. Siamo riusciti ad arrivare a questa persona e abbiamo trovato un legame tra questa persona che aspettava fuori e il PD. Quindi questa persona, siamo poi riusciti, siamo riusciti, la persona esterna era straniera. Sì. Quindi questa persona aveva quindi avuto modo di contattare il Pelisi e con lui aveva concordato l'introduzione in carcere di quanto necessario all'evasione. La difficoltà più grande per noi è stata proprio mantenere la riservatezza di questo monitoraggio e non far intendere sia lui sia tutto il contesto, parliamo anche sia di personale che di detenuti, che c'era un incremento dell'attività di osservazione. Perché questo poteva ovviamente scoprire le carte. Nel carcere questo corso scolastico è una tradizione importante e molto significativa. E questo episodio sgradevolissimo, negativo, poi ripetiamo, non è ancora stato condannato, quindi ci sarà poi tutta la vicenda processuale. Noi adesso traiamo delle osservazioni e dei commenti su sicuramente degli indizi gravi, perché una misura cautelare in carcere non è che si prende a cuor leggero. Il magistrato non ha disposto un altro tipo di misura cautelare, quella in carcere. Quindi vuol dire che le altre non erano ritenute adeguate. Poi adesso ci saranno tutti gli sviluppi.